Amici all'ascolto, buonasera. Eccoci come al solito con la nostra consueta trasmissione Dentro la Notizia, e questa volta non poteva essere altrimenti. Proprio ieri si è conclusa la 53esima edizione del Gran Carnevale Pattese, una prima sfilata veramente al di là di ogni previsione, o quasi, oltre 7.000 presenze, mentre nella giornata di ieri effettivamente qualche calo, anzi più di qualche calo c'è stato, dato anche però a parziale scusante delle condizioni meteo non certamente ideale. Naturalmente con gli ospiti in studio l'assessore al turismo e spettacolo Fabio Longo, e poi alla mia destra uno dei veterani della manifestazione carnacialesca di Patti, Pantaleo Giacomino. Come un colosso, effettivamente, che tra l'altro è pure un pochettino arrabbiato, tra virgolette, però fermo restando che noi all'inizio parliamo solamente per quanto riguarda le manifestazioni del carnevale, e nello stesso tempo per cercare di migliorarle se possibile. Altro tema importante potrebbe essere quello di, non dico di spostare, perché la tradizione, però di effettuare anche qualche ritorno nel periodo di primavera, poi o addirittura in estate, come è già stato fatto qualche anno fa. Vuole sapere se prenderemo in considerazione questa cosa? Sì, anche questo sì. Tengo io per mano. Sì, si sta valutando di fare qualcosina anche in estate. Io sono dell'avviso che il carnevale è il carnevale, quindi, come si dice, il panettone lo mangiamo a Natale, la colomba a Pasqua. Però in effetti è un peccato, perché soprattutto quest'anno era da un paio d'anni che non si vedevano dei manufatti così belli, tanto che è stato anche difficile riuscire a scegliere i vincitori. Io ero presente al momento in cui è stato fatto, sono stati dati i voti in cui è stato deciso i vincitori, la classifica. Ed è stata veramente dura, e tutto giocato sul filo del rasoio, ma era una cosa abbastanza prevedibile, perché il livello era veramente, veramente alto, quindi un applauso va veramente a tutti. Quindi detto questo, non è escluso pensare che anche d'estate, cercando, perché i manufatti sono in questo momento su dei carrelli dove c'è un certo impianto messo, e allora non è neanche semplice sperare che riescano a tenere fino alla fine dell'estate, appunto, con la struttura ancora montata per com'è. Diciamo che questo è l'aspetto un pochettino negativo. Faccio io l'intervista, sì, a te, Carmelo. L'aspetto, ecco, un pochettino l'aspetto negativo, quello di poter conservare i pezzi, perché certo, sennò al 100% si potrebbe fare, si potrebbe attuare. Chiaramente sì, quello è uno dei problemi, perché dobbiamo anche capire dove posizionarli, anche se qualche idea c'è, ci stiamo lavorando, e anche il fatto se chi ha messo a disposizione i carrelli, perché non tutti sono di proprietà di coloro che hanno fatto appunto i carri, riescono a dare questa disponibilità fino all'estate, ecco. Allora, con uno dei veterani, cioè insieme con Salvatore Gumena, inutile discutere, sei il veterano per quanto riguarda le manifestazioni carnacialesche. Innanzitutto, prima di passare al tuo comunicato stampa, che vedo che è alquanto un pochettino pepato, però fermo restando sempre nella massima collaborazione, ci mancherebbe altro. Ecco, quali potrebbero essere pregi e difetti per migliorare questa ormai 53esima edizione carnacialesca, quindi si passa alla 54esima, però ha alle spalle tante manifestazioni, e quindi nell'insieme, dall'alto della tua esperienza, per cercare di poterla migliorare. Io sono uno dei tanti che ho insistito sul carnevale, quindi potessi... Le idee ce l'avevo, sempre date le idee, quella per esempio di sfilare il giovedì, perché il giovedì già sarebbero tre giorni, giovedì, domenica e martedì, un giorno potrebbe saltare per il maltempo, è difficile che tre giorni di tempo, poi ci deve essere sempre otto giorni di tempo che va male. Ecco, per la preparazione dei carri, e nello stesso tempo per cercare di evitare, e una volta c'era un preciso regolamento, oggi invece mi sembra... Preparazione dei carri, non lo so, ogni anno c'è una giuria tecnica che viene là e non vede il nostro... Beh, da quest'anno per esempio c'era una squadra ben preparata che voleva arrivare sia prima di me sia prima di Gumena, e li ho notati, tutti ragazzi di 20 anni. Ora riflettendo bene, mi viene anche da ridere, perché tutti questi qua il carro non lo faranno più assolutamente, perché questi erano con la volontà, quando
si va in un altro punto a comprare un carro e lo presenti qua a patti e viene giudicato meglio di questo. Non lo so fino a che punto. Non lo so fino a che punto. Poi glielo faccio pure anche se chiaramente è ancora. Ma questa storia non è la colpa dell'assessore, questa storia è una storia vecchia, non è colpa dell'assessore, l'assessore nuovo. Questa storia è una storia. Il regolamento diceva che non si potevano andare a comprare i carri. Qualche volta c'è stato, sì. Ma dì, questo è un regolamento ben preciso, per cui qualche volta. Anche perché in altri anni si sono comprati i carri di qualcuno, non è che. Ma per cercare di migliorare questa manifestazione con carico, cosa manca? Oltre ai soldini, che a quanto vale però l'amministrazione ha fatto. Almeno quest'anno ha dato qualcosa in più, quindi. I soldi io non so quanto prendo, per esempio. Quindi io in base alla classifica dovrei prendere qualche 1.000 euro, quindi cioè buttata dovrei prendere qualche 1.000 euro. Io ho una passione, ce le mettiamo di tasca, i soldi non c'è un problema. Ok, ritorniamo allora all'assessore per quanto riguarda dall'alto. Te sei un novello, un novellino per quanto riguarda, però hai le idee chiare. Ecco, per cercare di migliorare questa manifestazione, che cosa avete in mente? Bisogna confrontarsi bene e questo bisogna farlo non a un mese dall'evento, ma qualche mese prima dell'evento. Confrontarci tutti insieme, è normale che pensare che ci sia da parte di tutti un'idea condivisa all'unanimità è impossibile, però cercare di capire quale potrebbe essere l'idea che è più condivisa, quello si cercherà di pensarci in tempo sicuramente. Per quanto riguarda il discorso dei carri, devo dire che è opportuno che un altro anno si faccia sì che il comitato tecnico è diverso dalla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è tenuta a osservare le sfilate e a dare un giudizio su quelle che sono le cose che ha visto, mentre il comitato tecnico va a vedere sul posto il proseguo dei lavori. Quindi tutte le varie fasi, in diverse occasioni, quest'anno mi pare già come siamo venuti 3 volte, sì esatto. È ovvio che secondo me la commissione giudicatrice non le dispiacerebbe se avesse qualche giorno prima una mini relazione da parte del comitato tecnico che dice in che modo i lavori sono stati avanti, cosicché probabilmente chi ha acquistato, io non so a chi si riferiscono, chi ha acquistato determinate cose, è anche giusto che vengano tenute in considerazione certe cose, perché è giusto che venga premiato chi in effetti ha messo la propria arte a servizio del paese. Questo credo che sia una buona idea. Allora, mi sembra abbiamo centrato gli argomenti per quanto riguarda sia come cercare di migliorare la manifestazione, e l'assessore ha detto che bisogna pensarci molto tempo prima, nello stesso tempo di trovare quelle possibilità per effettuare la sfilata nel periodo estivo oppure a primavera. Ecco, ultimo punto, e alquanto un tema alquanto importante, onde per evitare qualsiasi discussione, qualche polemica, soprattutto da parte di chi non riesce a conquistare il primo posto o le prime posizioni, e proprio a questo punto abbiamo qui Giacomino Pantaleo con un comunicato stampa. Ecco, se lo vuole leggere così in sintesi. Quindi, in merito all'ultima edizione del Carnevale Battese, ritengo opportuno fare alcune precisazioni. Personalmente sono abbastanza soddisfatto del giudizio popolare e sicuramente positivo che mi è stato manifestato dai cittadini battesi, dalle tante persone provenienti dai paesi limitrofi che hanno assistito alla sfilata del Carnevale di oggi. Gli apprezzamenti rivolti alla mia opera Carnevale di Scasamamari, ricevuti anche in occasione della sfilata a San Giorgio, mi ripagano dei tanti sacrifici e del grande impegno che ho messo in campo per realizzare l'opera. Come è mia consuetudine, fare ormai da oltre 25 anni anche quest'anno, ritengo di avere dato il massimo. Diverso è stato il giudizio espresso dalla parte della Commissione istituita per l'occasione dell'amministrazione, pertanto mi scuso per essermi messo in gioco e avere contribuito a portare avanti una manifestazione nella quale ho sempre creduto molto. Alla luce di quanto esposto, intendo comunicare la mia decisione per quanto mi riguarda il Carnevale Battese di mettermi da parte, senza però abbandonare quello che per me è stata una grande passione, e non permetterò a nessuno impedirmi di continuare a portarla avanti. Per il futuro è mia intenzione di valutare a mettermi a disposizione dei comuni, di altri comuni, come ho fatto fino ad oggi per il Comune dei Patti, convinto che il mio contributo sarà apprezzato. Un grazie di cuore a tutte le persone che mi stimano e anche in questa occasione non mi hanno fatto mancare il proprio supporto.
questo è il parere, se vogliamo, dal suo punto di vista anche giusto. Ecco, nello stesso tempo, ma anche da molti cittadini lo si è notato, è possibile poter migliorare, non migliorare il parere della giuria, però ecco, fare in modo che magari ci possano essere due giurie, insomma, perché al limite può succedere, parliamoci chiaro, che magari qualcuno non può vedere, o è antipatico, oppure non, ha, non è in perfetta sintonia con uno dei partecipanti, per cui con una votazione bassissima può determinare praticamente lo scivolamento in basso della classifica. Ecco, è possibile apportare qualche accorgimento, fermo restando che le polemiche ci sono sempre state e continueranno ad esserci. Sì, come ho detto prima, sarà impossibile riuscire a trovare un'idea che sia votata all'unanimità. Io ci tengo a precisare una cosa, la decisione di Giacomo è molto, molto dura, mi dispiace che lui sia arrivato a tale conclusione, nonostante dico sia un'intervista ufficiale, spero che lui possa ritornare un po' indietro sui suoi passi. Non c'è un'imposizione in cui qualcuno dice che le votazioni devono essere effettuate in un modo piuttosto che in un altro. Mi pare che, e lui ne è testimone, quest'anno siamo stati apertissimi, cioè abbiamo preso molto ma molto in considerazione quello che loro ci hanno detto, quindi mi sarebbe piaciuto se anziché arrivare a questa conclusione se ne fosse parlato prima e assieme ragionare eventualmente una soluzione a quest'idea che a quanto pare non è condivisa da tutti e che io neanche pensavo che fosse così non condivisa. A questo aggiungo e ci tengo a precisare che io ero all'interno dell'aula quando sono state effettuate le votazioni, quando ognuno della commissione, ogni membro della commissione giudicatrice ha espresso il proprio parere, e ci tengo a dire che gli si può dare di tutto a questa commissione giudicatrice, per qualcuno potrebbe non essere all'altezza, per qualcuno potrebbe non essere in grado di effettuare. Non lo stiamo dicendo affatto, dico per carità, però, sia ben chiaro, però allo stesso tempo dico, voglio dire che la mala fede, io sono certo, Carmelo, se si arriva a certe conclusioni, qualcosa si vuole dire, no? Ma come la sto ponendo io la domanda? Se è possibile poter, ma invece di una, certo, ecco, di aumentare, certo, in modo che uno, Carmelo, il parere negativo di uno non risulta determinante. Questo è il problema. Se tu dici che io mi sto basando sulle vostre parole, se voi mi parlate di antipatia e simpatia, allora suppongo che vogliate dire che per questione di simpatia o antipatia qualcuno arriva prima e qualcuno arriva dopo. È chiaro questo? Allora, sulla base di questo io mi sento di dire che questo atteggiamento non l'ho avvertito assolutamente, e credo che sia immeritevole nei confronti di chi ha dato anche il suo contributo affinché si potesse realizzare appunto questa classifica, fare queste osservazioni. Tutto qua, nulla di più, nulla di meno. Ribadisco, almeno da parte mia, ma penso anche di Giacomo, che il problema è quello: se è possibile aumentare il numero dei componenti della giuria in modo che una persona non possa determinare col suo voto negativo, possa influire sulla classifica. Sono 5 elementi. Ascolta, per me, ti dirò di più. Io in commissione eravamo 8-9. Torno a dire, noi siamo stati, noi cerchiamo, io ho detto più volte che il carnevale pattese sono di chi in effetti crea il carnevale pattese, quindi quelli che fanno i gruppi, tutte le persone che si impegnano con sacrifici economici, fisici, togliendo tempo a delle cose a loro importanti, quindi gruppi, anche carri, e sono loro l'anima del carnevale, quindi perché non ascoltare loro? Assolutamente, se loro hanno delle idee, delle cose, vogliono avanzare delle nuove proposte, sono ben accette. È ovvio che ci saranno quelle più condivisibili, mentre altre meno condivise, però all'unanimità questo è sicuramente impossibile, ma ci lavoreremo, perché come è stato fatto quest'anno, e credo che Giacomo Pantaleo può testimoniare l'apertura da parte dell'amministrazione a qualsiasi loro proposta.
Ecco, in conclusione, Giacomo Pantaleo, sei soddisfatto di quello che sta dicendo l'assessore oppure rimane sempre nella tua stessa idea? Magari di aumentare, ecco la mia proposta, di aumentare il numero delle persone che debbono giudicare, in modo da evitare che un voto con una persona che possibilmente potrebbe avere delle antipatie. Prego. Io non dico di non aumentare, io dico che possiamo sia aumentare sia cambiare metodo completamente. Si sta parlando che io devo continuare col carnevale? Questo sono affari tuoi, se vuoi continuare, però alla luce di quello che ha proposto l'assessore. Io non voglio fare nessuna polemica, l'amministrazione sa quello che deve fare, quindi qua c'è stato un verdetto, io sono arrivato quinto. Sono tranquillo e quindi io non ho fatto nessuna polemica, sono le persone che vengono da me e mi dicono le persone che io dovevo arrivare addirittura prima, quindi sono tranquillo, questo è il mio comunicato, però io lo ribadisco, io ho chiuso il carnevale a patti. Sto. Indipendentemente dalle proposte che ho chiuso. E questa è una grossa perdita, perché effettivamente conosciamo il valore di Giacomo Pantaleo. Assessore, io la ringrazio per la tua cortese partecipazione, ancora una volta sei stato ben disposto nello spiegare il tutto. Ecco. Se può essere costruttiva, perché siamo sempre a disposizione. Perché ogni cosa che noi impostiamo di uomini a noi, se cerchiamo di essere costruttivi. Le polemiche sì, e ma anche poi cercare di trovare i giusti correttivi per migliorare. Giacomo, ti ringraziamo per la tua cortese attenzione, buon proseguimento con i programmi di Omnia News.